A tutti bentrovati. La circolazione a livello generale sullo scacchiere euroatlantico rispecchia un po' quello che avviene sovente nel cuore dell'estate, dove dominano le alte pressioni e il tempo si presenta soleggiato e caldo. Questo quadro rimarrà pressoché invariato per l'intera settimana e ciò sta a significare che il caldo umido che affligge da diversi giorni molte nostre città continuerà a farla da padrone su gran parte dell'Italia. Almeno sino al prossimo weekend, solamente interrotto qua e là da qualche temporale di calore oppure di tipo orografico. Quello che conta, infatti, è che servirebbe per dare una bella ripulita a questa canicola sarebbe un ricambio proprio della massa d'aria, per mano ad esempio di una perturbazione. Esaminando però tutte le carte attualmente disponibili e i prodotti numerici che simulano lo stato futuro dell'atmosfera, non possiamo fare a meno però di notare che di perturbazioni dirette verso l'Italia non se ne vedono ancora per diversi giorni. Cercando di superare in qualche modo l'ostacolo della predicibilità a medio termine, utilizzando quindi a tale scopo prodotti numerici probabilistici, possiamo tentare di dare uno sguardo al dopo, fino quindi all'inizio della prossima settimana, e possiamo notare allora una saccatura atlantica che intorno al weekend tra l'11 e il 12 agosto si avvicinerà dalla Francia verso le nostre regioni settentrionali, lambendole con alcuni temporali. Poi però il vento depressionario verrà limato da una nuova risalita della pressione e pertanto il ricambio d'aria annesso, anziché proseguire e guadagnare tutta l'Italia, molto probabilmente sfilerà oltre Alpe, sfuggirà via, dando luogo solo ad un parziale rinfrescato, per meglio dire, ad un lieve calo delle temperature sulle regioni settentrionali, ma essenzialmente sulle nostre regioni alpine. Nel prossimo video, comunque, torneremo su quest'ultimo particolare in considerazione del fatto che anche sul resto del paese qualcosa potrebbe smuoversi intorno a Ferragosto, quindi c'è ancora alcuni giorni da aspettare. Intanto, il quadro previsionale sul dettaglio italiano che si presenterà un po' ripetitivo per l'intera settimana. Partiamo allora dalla carta dedicata alla giornata di martedì 7 agosto, quando avremo qualche banco nuvoloso di poco conto al mattino sulle regioni settentrionali e qualche nube bassa lungo le coste di Lazio e Toscana. Altrove il sole, ma nel pomeriggio, come abbiamo detto, sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e sull'intera dorsale appenninica e sugli apparati montuosi adiacenti. E questo anche nelle zone interne montuose della Sardegna, tutte le aree che abbiamo evidenziato entro la bordatura bianca. Mercoledì 8 agosto qualche banco nuvoloso sulle coste liguri, tirreniche e in Sicilia, altrove il sole, ma di nuovo temporali pomeridiani sparsi sulle aree montuose del paese, temporali brevi, isolati, ma localmente anche di una certa intensità. Le temperature rimangono stazionarie, ancora là fa farla da padrone, soprattutto sulle pianure e nelle valli, in particolar modo sulla Val Padana. Giovedì 9 agosto mattina per gran parte soleggiata, poi nel pomeriggio addensamenti nuvolosi in montagna con focolai temporaleschi sparsi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Temporali che lungo le zone alpine, specie sui settori centro-occidentali, potrebbero poi insistere in un contesto di maggior variabilità anche nella successiva giornata di venerdì, coinvolgendo in parte anche le pianure del Piemonte e della Lombardia. Le temperature sono previste aumentare al sud, dove andrà a rinforzare l'alta pressione, rimarranno invece stazionarie altrove, quindi calde e anche afose, ad eccezione dell'area alpina e probabilmente sull'angolino di nord-ovest, dove potranno calare di qualche grado e, diciamo così, allentare un po' la morsa dell'afa, ma non più di tanto. Bene, con questo abbiamo detto tutto, non mi rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento al prossimo video, sempre su questo canale. A presto da Luca Angelini.